Molto bene, ricominciamo. Ho rinominato le armate, i guerrieri di Sok. L'armata Teboral, che è quella con i soldati più forti. E ho rinominato il pianeta, che adesso si chiama Burder in Irk, in onore al nostro leader attuale, Burr. Ok. Queste sono le fazioni. Questo non mi dà niente per adesso. Avrei questo, però quello costa di 10. Gli spiritualisti, che sarebbero felici, immagino, per un Gaia World, però secondo me mi darà al massimo 5. Vabbè. I pacifisti che sono sempre soppressi. Bondog che si stava sviluppando, che avevamo letto che avevano raggiunto le comunicazioni wireless. Sono nella epoca delle macchine. Hanno delle risorse. Cioè, volendo potrei attaccarli, però dovrei spostare 2, 4, 6, 7 di popolazione. Non ho lo spazio, sinceramente. Dunque, vediamo. Qui stiamo a posto. Qui tra un po' dovremmo colonizzare e prenderci questo. Flotta. No, nave da costruzione. La Moro che è quella di giù. E abbiamo un bel po' di roba da fare, vedo. Qui ci devo mandare lo scienziato, quindi facciamo così. E così. Allora, la Pamta sta facendo. Ok. Questa è su Batucan. E poi c'ho questa che sta qua giù nel nulla più assoluto. Quindi la prenderei e la porterei su. Su Sider. Andiamo a vedere. Ah, 20%? Rischiamo così? Ma sì, rischiamo. Dovrei avere qualche bonus? Immagino di no. No. Happiness, minerali, crescita più 20%. Ok, tu sei in movimento e tu ti stai facendo tutti questi. Una volta fatti, te ne vai qua. Allora, la flotta per il momento direi che possiamo metterla da parte. Qui va tutto bene. Ah, ci sono quei due pacifisti che non mi piacciono affatto. Quello da 6 di cibo, quello da 7. Iruitil. Siamo messi bene. Qui vedo che possiamo costruire. 52 di cibo. Sì, facciamo minerali. Prendiamo questo, colonizziamo questo e ci mettiamo qualcosa e poi liberiamo questo. Burdair Hirk, come vai? Vai bene. Questo lo spostiamo qui. Poi lo mettiamo qua e così via. Spazioporto, diminuiamo i costi. Clonarmi non ne abbiamo, armate difensive non ne servono qui. Sì, c'è sempre il piano di difesa contro eventuali attacchi da parte dell'impero decaduto. Potrei andare a fare schiaffi con questi, che non sarebbe una cattiva idea. 85 navi,
per un potere di 7000. Abbiamo solo 5 corvette. 5 corvette, allora questi li sposto a Mita. Sì. Il nostro pianeta, nonché capitale. Entriamo nell'orbita. Colonization in progress. Perfetto. I nostri cari alieni, fungoidi, insettoidi. Dunque, nel 2337, quindi un anno all'incirca. Sì, un anno. 12 mesi. Qui Construction complete. abbiamo ancora il governatore che ci dà i bonus. Ship cost meno 10%, perfetto. Non abbiamo attivo nessun mandato, editto. Non penso che serva. Minerali, energy credit, ma siamo a posto. Food più 25, felicità più 10. Ma è la capitale, quindi no. Vediamo se possiamo migliorare i nostri incrociatori. Questo è perfetto. Fire rate è perfetto. Il massimo che abbiamo. Tracking più 6. Sì, è tutto il massimo. Potrei aumentare gli scudi, ma poi andrei a 55. Sì, me lo posso permettere. Mi posso permettere anche questo? 35. Ok. Armor e torpedo che fanno un 10, un 100% di danno agli scudi e ignorano il 50% dell'armatura. Ok. Contro un 200% di danno agli scudi. Construction complete. Mi sembrano migliori questi. C'hanno un raggio maggiore effettivamente. Magari potrei metterlo qua, questo. Torpedo a protoni. Sì. E qui invece abbiamo Research missili complete. quantici che ignorano l'armatura e danneggiano gli scudi, oppure uno sciame di missili. Uno sciame di missili magari lo conservo per un'altra nave. Vedo che abbiamo fatto, salviamo il modello. Dunque, prendiamo la flotta Mitra. E quanti ne abbiamo qui? 12. E la aggiorniamo. E come sempre mettiamo un po' di corvette. Allora, cosa è successo? I Quix Lufran desiderano dichiarare guerra contro l'Alto Regno Ikanan. Vediamo, noi prenderemmo un umiliare. Gli Armormandati prenderebbero Mura. I Xulufran prenderebbero Katea e Hoedin. Più la distruzione. Immagino che siano queste le richieste. Cederebbe pianeta. Ok, andiamo un attimo a vedere, prendiamo. Ok, gestione delle risorse senzienti, carino. I nostri leader possono avere un empire capace di più 1, xenobiologia o manipolazione atmosferica per la terraformazione, che finora non ho mai utilizzato. Andiamo con la gestione. 125, wow. Dunque, la guerra vuole che Anmur, allora, Dracow che abbiamo visto. Dracow dovrebbe essere qui lungo la frontiera.
questo qui se lo prendono i Quixlufran. Ok. I nostri Ranmur si prendono Regulus, che era quello, se non sbaglio, che a cui miravo. Regulus dovrebbe stare da queste parti. Sì. E questo non sarebbe male. Noi li umiliamo. Muria dovrebbe cedere. Che immagino sia qua. No. No. Muria. Armuria. Ok, quindi dovrebbe cedere anche questo. C'ha delle belle richieste. I Quixlufran poi vorrebbero prendere Hoedim, Katea. Immagino. Hoedim, eccolo qua. E Katea, che sarà da qualche parte. Quindi, in poche parole, questa zona cadrebbe sotto gli Anmur, i Quixlufran. Uffalo. I Kaan. I Riani. Katea, eccolo qua. Ok, quindi l'intero settore sud cadrebbe sotto le loro mani, immagino. Non sarebbe male, perché noi prendiamo questo. Tutta questa zona qui fino a Regulus. Poi però rimarrebbe, e forse Mura se non ricordo male, rimarrebbe fuori solo Ufao, Rikor e Eam. Non so se indebolirli adesso. Di certo non mi dispiacerebbe, però devo spostare tutta l'armata su. E questi hanno soltanto 1008. Sarebbe molto impegnativa come guerra. Però penso di potercela fare. Certo, Regulus. Ships upgraded. Regulus. E Anmuria, che sarebbe la vecchia capitale. Non sarebbe male. Almeno tutta questa... Penso almeno fino a qui. Tutto questo settore sarebbe nostro. Come nostro vassallo. Noi potremmo continuare a spingerci verso sud, volendo. Questi ormai sono fuori dai giochi. Questi non sarebbero male come eventuale alleanza. Sì, sì, sì. C'è caso che entro in guerra. 201, quindi direi di poter aumentare la flotta Sylet. Flotta Sylet che vediamo. Posso mettere qualche incrociatore, molte corvette sicuramente. The Destroyer ne abbiamo 14. Ti metto, sì. L'incrociatore che abbiamo modificato era il di Silur. Perfetto. Facciamo una, due. Ti do un'altra battleship. Perfetto. Cosa vorrei modificare qui? Ah, è un cruiser assembly yard. Per farlo... è un battleship, facciamo un cruiser. Certo, c'è corvetta, 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 quindi facciamo... Togli, togli, togli. Facciamo così. Poi facciamo questi. E questo. Qui stiamo messi all'incirca bene. Corvetta, corvetta, corvetta. E due destroyer. 21 giorni, non so se ce la faccio, sinceramente. Dovrei portare tutte le armate.
Mi ha colto un po' impreparato, devo dire. Abbiamo una colonizzazione in atto. Qui sarebbe bello poter mettere una miniera. Sì, si rinnova sempre, quindi se mi dai il tempo di organizzare la flotta. Quindi possiamo spostare le armate intanto. Ah, sono già alla frontiera. Debax, già che ci sei, fammi altri soldati. 18, 19, 20 e 21. Perfetto. 72 mesi. E qui abbiamo fallito con il nostro Sokjikir. E vabbè, c'era un 20% di probabilità di fallire, accetta la questione. Sì, qui è tutto andato a ramengo. Non ci sono pianeti interessanti. Proviamo a vedere poi qui. E completiamo questo. Qui. Construction complete. Sì, poi dopo tocca a lui. Le nostre truppe si stanno muovendo. Questo abbiamo quasi finito. Questo l'abbiamo visto. Torque, abbiamo qualcuno da migliorare, vedo. Minerali. Che è uno spiritualista. Poi finisce questo. Cioè 15. Quella risorsa è preziosissima. Il Batarian. 209,9 su 262. Colony established. Perfetto. Happiness. Non è che questi ho messo il blocco della riproduzione. Ah, tra l'altro dovrei giustamente 'settori'. È il settore di Firshish. Che questo dovrebbe prenderlo, sì. Quali risorse servono a me? Ti do questo. Ti do. Ma penso possa bastare così. Ok. Questo l'hanno preso loro. E sì, infatti adesso non si devono più spostare. Quindi era perché c'era il core system che era chiuso agli altri. Perfetto. Riprendiamo. Sei corazzate, mi sento abbastanza sicuro. La flotta Sylet. Qui si deve muovere. Intanto la flotta Construction complete. Mitra. Construction complete. Sì. Bravo. Esperto in biologia, il nostro scienziato Garbi Skorak, che si sta occupando di. Non lo so. Penso sia uno dei. Gli scienziati nello spazio. Sicuramente altri minerali. E vediamo, lui ha migliorato ricerca. Sì, infatti è sulla Ralsak.
Bravo ragazzo. Qui abbiamo fatto. C'è morto un leader. Ah, l'armata dei Prall. Peccato, proprio sul più bello c'è morto il leader. Leader experience gain, difensore, carismatico. L'altro leader chi è? Sok. Carismatico, armi morali più 25. Proviamo questo che magari così sale. Un Gun Bitorak. Di bonus cosa abbiamo? Armi a keep meno 30. Abbiamo un 10% di danni, un fire rate più 10% per le nostre navi. Un più 20% di danno. E ok. Nel 46, quindi forse in mezzo alla guerra cambieremo il governo.